Benvenuti a voi tutti, amici e amiche, con la nostra pagina di informazione. È stato beccato con l'auto pieno di materiale per compiere furti, arrestato un 21enne pugliese. Sequestrata anche una pistola che sarà sottoposta subito a specifica perizia. Le fiamme gialle lo hanno bloccato lungo la A14 all'alba di oggi, ma sentiamo il servizio del nostro direttore Andrea Nasillo. Nella sua auto un vero e proprio arsenale. I finanzieri hanno rinvenuto una pistola con matricola brasa, due maschere, due taglierini, una tenaglia, quattro paia di guanti, nastri, fascette e colla di tipo professionale. Le fiamme gialle hanno messo le manette ai polsi di un ragazzo classe 91, originario di Cerignola. È stato tratto in arresto dai militari della compagnia di Termoli lungo la A14 nelle prime ore di oggi. Il giovane, ora in carcere a Larino, sotto sequestro tutto il materiale rinvenuto. L'arma in particolare sarà sottoposta a specifica e tempestiva perizia a cura di personale specializzato. Le attività sono state esperite in stretta sinergia con la competente autorità giudiziaria di Larino nella persona del sostituto procuratore Morena Susi. Il dispositivo di controllo del territorio effettuato dal corpo lungo le principali arterie della dorsale adriatica della provincia mira a prevenire e reprimere i traffici illeciti di qualsiasi forma e natura, maggiormente intensi nella direttrice sud-nord. Un'azione capillare nell'arco delle 24 ore, la statale 16 e l'autostrada 14, unitamente agli innesti e raccordi interni ad esse collegate, sono infatti oggetto di costante monitoraggio a cura dei finanzieri del Comando Provinciale di Campobasso, a mezzo di specifiche turnazioni che vedono interessata la componente dei Baschi Verdi della Compagnia di Campobasso, in stretto raccordo con gli altri dipendenti reparti territoriali. Auto prende fuoco a Montenero di Bisaccia. Il mezzo, probabilmente per un guasto, ha cominciato a sprigionare le fiamme intorno alle 23 di ieri in via La Valle. Sono subito state allertate i vigili del fuoco che hanno spento il rogo nel giro di un'ora. Le voci insistenti degli ultimi mesi sul rischio chiusura della Fiat di Termoli sono state rigettate chiaramente da Riccardo Mascolo: non c'è nessun pericolo. Questa mattina presso la CISL di Termoli una conferenza sull'andamento dello stabilimento termolese. Sentiamo Anna De Gregorio. Questa mattina la presenza del segretario regionale della FIM-CISL Riccardo Mascolo, di Antonio Di Pardo e di Giovanni Notaro si è tenuta una conferenza per discutere sulle sorti dello stabilimento Fiat di Termoli e parlare dell'andamento nazionale dell'azienda. Sicuramente oggi lo stabilimento termolese non vive un momento felice, ha affermato Mascolo, ma è pur vero che tale sofferenza non è da mettere in difficoltà o in competitività l'azienda metalmeccanica adriatica. Diversi gli argomenti discussi nella sede della CISL, dalla cassa integrazione alla produzione ai contratti, fino ai tavoli tecnici. Come stabilimento, io non mi stanco mai di dirlo, siamo quelli che abbiamo fatto meno di tutti di cassa integrazione. Se pensiamo che oggi, da questa settimana, Melfi sarà chiusa per 3 settimane, Prato La Serra lavora 3 giorni al mese, Cassino è chiusa, Mirafiori è chiusa, quindi sostanzialmente è quella che si difende più di tutti. Siamo in condizioni oggi, grazie anche alla reattività che lo stabilimento ha sempre dimostrato, insomma, negli anni. Quindi, in un momento che ci saranno dei volumi produttivi aumentati e quant'altro, grazie a questi pluriprodotti che facciamo, che abbiamo, siamo in grado di rispondere appunto ai mercati. Quindi possiamo dichiarare allontanato il rischio di una chiusura dello stabilimento termolese, come l'allontanamento della Fiat? Assolutamente no, guardi, io ho sempre rimandato al mittente chi prospettava, diciamo, questi brutti auspici. Lo stabilimento di Termoli è importante non solo per la regione Molise, essendo appunto la realtà più grande, ma lo è importante anche per tutto il territorio nazionale e non solo, anche per stabilimenti, diciamo, per realtà estere. Vedi la Polonia, oggi per esempio la Serbia e penso nel prossimo futuro anche in America. Argomentazioni che hanno evidenziato sicuramente un andamento non positivo per la Fiat, che negli ultimi tempi non ha lanciato nuovi modelli, perdendo molte quote di vendita nella nostra nazione, ma comunque vendendo in America Latina, in Canada e cercando di entrare nei mercati della Cina e dell'India. Quello di Termoli, comunque, ha spiegato Notaro, è uno stabilimento competitivo, l'unico tra quelli in Italia a fornire prodotti legati alla meccanica, ai motori e ai cambi. In ultimo, Di Pardo ha sottolineato che la politica, piuttosto, dovrebbe iniziare a occuparsi non solo della questione Fiat, ma anche e soprattutto del rilancio delle microimprese del nostro territorio. 91 milioni per le regioni colpite dai terremoti, ma il Molise non c'è. Il Premier Mario Monti ha firmato il decreto per la ripartizione dei fondi per il sisma, ma solo a favore di Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Umbria e Abruzzo. Lo ha reso noto proprio il governo centrale, che ha anche approvato il disegno di legge sulle semplificazioni, adottando il provvedimento relativo alla strategia energetica nazionale.
Spese pazze in Molise, questo è il servizio mandato in onda ieri sera da Striscia alla Notizia. I due inviati, Fabio e Mingo, sono riusciti a consegnare il famoso provolone al presidente della regione Molise, Michele Iorio. Ma sentiamo il servizio di Elisabeth Fernandez. Fabio e Mingo, i due inviati di Striscia la Notizia, la trasmissione satirica che va in onda tutte le sere su Canale 5, sono tornati in Molise. Se nella puntata del 1 ottobre non erano riusciti a consegnare il provolone al presidente della regione Molise perché è riuscito abilmente a dileguarsi dall'aula magna dell'Università del Molise di Campobasso, questa volta i due giornalisti lo hanno beccato in aeroporto e sono riusciti anche ad intervistarlo, oggetto del servizio Le spese pazze in Molise. Stavolta la regione Molise si è distinta per una spesone immobiliare, con queste parole inizia il servizio che mostra tutti gli investimenti che sono stati effettuati dalla regione ma che a distanza di anni sono rimasti tali, ovvero non sono mai partiti i lavori in nessuna struttura per dargli una destinazione d'uso diversa da quella iniziale. Parliamo dell'hotel Roxy di Campobasso, edificio acquistato nel 2006 e conseguentemente abbandonato a se stesso, costato ben 7 milioni di euro, soldi sommati ai 3,5 milioni di euro spesi per comprare il campo sportivo che è a ridosso dell'hotel dove adesso regna un parcheggio abusivo. Le telecamere di Striscia si sono spostate anche ad Isernia, sotto i riflettori Palazzo Iadobi, una struttura del 1700 che è costata nel 2007 alle casse pubbliche più di 1,5 milioni di euro e che attualmente è stato di degrado ed incuria. I due inviati non hanno tralasciato nulla, sotto la lente anche una vasta area di Termoli nella zona di Rio Vivo, dove sono stati acquistati terreni per un valore di 6 milioni di euro per costruire un interporto e che ovviamente non c'è. Un totale di 18 milioni di euro di soldi pubblici dati dalla regione Molise ma che sono oggettivamente fermi. Dopo aver ascoltato le parole di Mingo, il presidente della regione Molise, Michele Iorio, ha commentato: a queste strutture gli stiamo dando un senso, con una procedura un po' lunghetta, ritengo che questi siano investimenti utili. Solo pochi giorni per i 52 lavoratori della Smith di Termoli non ci saranno più compensi. Scade infatti a breve la cassa integrazione. Arriva dalla FIAM CGL la richiesta di intervento per una situazione che si prospetta sempre più incerta. Mare pulito comincia da qui. Con questo slogan parte la campagna di pulizia dei fondali della riserva naturale marina delle Isole Tremiti. Tre weekend programmati il 26, 27 e 28 ottobre, 2, 3, 4, 9, 10 e 11 novembre in tutti i subacquei che amano il mare e le Isole Tremiti potranno partecipare con le loro immersioni alla raccolta dei rifiuti individuati in alcuni punti dell'arcipelago. E con questa era l'ultima notizia, vi ricordo che per qualsiasi segnalazione potete contattarci all'email redazione@termoli.tv. Grazie della vostra cortese attenzione, arrivederci.